Buongiorno Corriere, oggi è lunedì 29 marzo, le notizie di questa mattina. Cresce ancora la curva dei contagi da coronavirus in Sicilia. Dal bollettino diffuso ieri sera dal Ministero della Salute sono 953 nuovi casi registrati su 25.247 tamponi processati, con un tasso di positività in salita che si attesta al 3,8%. Rispetto a domenica scorsa c'è una crescita dei contagi del 36% a fronte di un aumento del 5% dei tamponi. Nella distribuzione provinciale Agrigento ha registrato 100 nuovi casi. Ieri il sindaco di Sciacca Francesca Valenti ha comunicato gli esiti di altri tamponi che le sono stati notificati dall'ASP. Ci sono 19 nuovi positivi e un guarito. Ciò significa che attualmente i soggetti contagiati a Sciacca sono 109, un balzo che tronca l'ottimismo di questi ultimi giorni, anzi il rischio che l'ordinanza di istituzione della zona rossa da parte della regione possa essere ulteriormente prorogata c'è tutto. L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ieri ha notificato al sindaco di Ribera Matteo Ruvolo 21 nuovi soggetti positivi al Covid. Il numero dei positivi sale a 155, una cifra elevata per una popolazione di 19.000 abitanti. Di contro al sindaco dovrebbe essere notificato il fine isolamento di una ventina di soggetti. I guariti si riferiscono ai precedenti contagiati. I nuovi casi, così numerosi, dimostrano che il virus circola velocemente. Anche a Santa Margherita Belice a Memphis ci sono dei nuovi casi Covid. Il sindaco di Santa Margherita Franco Valenti ha reso noto che il numero dei positivi è salito improvvisamente, ha indicato 18 nuovi casi. L'ASP ieri sera ha scritto un totale al momento attuale di 30 contagi. Il sindaco Valenti ha prorogato il divieto di stazionamento in tutte le strade, piazze e luoghi pubblici. Aumentano i contagi anche a Menfi, che da diversi giorni era ferma 1, da ieri sera sale invece a 6. Passiamo alla pagina sportiva. Terzo successo su 4 partite per il Volley Club Sciacca nella prima fase del campionato di Serie C cominciato un mese fa, con una formula ridotta e con le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria. I saccenzi ieri sera hanno superato il Partinico per 3-7-0 con i parziali di 25-14, 25-17 e 25-22. Rendimento più costante rispetto alle altre partite. Il prossimo match della squadra di Graffeo sarà il 17 aprile sul campo dei palermitani del Club Leoni. Calcio. L'Unitas Sciacca comunicherà in queste ore al Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti la propria volontà di non presentarsi al via della ripresa del campionato di eccellenza e non partecipare dunque alla formula proposta dalle autorità federali. La società neroverde era inserita nell'elenco delle poche squadre partecipanti al girone A, ma ogni buona intenzione è rimasta tale. Pur riducendo i costi, rimangono troppe le incertezze in fatto di programmazione, soprattutto dal punto di vista sanitario. Non è stata una decisione indolore. Il direttore sportivo Fabio Miraglia aveva predisposto l'organico e non ha accolto bene l'ulteriore decisione del resto della società, al punto che si è dimesso. Tra le agrigentine ha comunicato la rinuncia a prendere parte alla ripresa del torneo anche il Profavara. Ricordiamo che, è bene precisarlo, non ci saranno retrocessioni, per cui tutte le squadre che non parteciperanno rimarranno comunque nel campionato di eccellenza. È tutto, grazie e buona giornata. Restate su corrieredisciacca.it.